Allora, Edintera Pacis è un lavoro firmato da me, Matteo Epifani, che è concorso qui a Torino in Italiana Corti, ed è un lavoro che racconta in una linea abbastanza visiva, anche distorta, non troppo aderente alla realtà, le vicende, le storie che hanno attraversato quello che sono uno dei più grandi centri di accoglienza d'Italia. Poi grande, sai, non è un termine che significa molto in questo, però uno di quelli che ha accolto maggior numero di migranti, più di 65.000 dal 98 al 2006, che è Regina Pacis, che noi salentini è un luogo che conosciamo molto bene perché dopo l'attività, era stato prima una colonia estiva negli anni 50, poi è stato un CPT, un CIE, e dopo questa esperienza è rimasto un rudere, vista mare, un casermone abbandonato, e dall'osservazione di questo luogo, nel quale sono avvenuti anche fatti tragici, drammatici, che in parte si raccontano in questo lavoro, dall'osservazione di questo luogo ho avuto l'idea di costruire un racconto visivo che potesse raccontare le tracce delle vite che hanno attraversato questo luogo. Perché questo è proprio una sorta di, come se fosse un corpo, no? Con delle cicatrici addosso, attraverso i segni lasciati dal tempo su questo luogo fisico, su questa materia, racconta di quello che è avvenuto in questo luogo e delle storie di uomini e donne che l'hanno attraversato, i drammi pure che ha subito, che sono poi in parte quelli che si raccontano in questo piccolo film, che comunque molto, diciamo, a cavallo tra il documentario come linguaggio, ma anche molto fantasioso, ecco, diciamo. Allora, nella costruzione di questo lavoro, nella scrittura, io avevo l'esigenza di sia mostrare e raccontare attraverso un livello abbastanza etereo il luogo, il suo passato, il suo presente, ma anche poi inserire una linea che potesse parlare direttamente dei fatti avvenuti lì. Diciamo, un elemento puramente, non dico documentaristico, un elemento documentale, ecco. Io vengo dal documentario, ma diciamo poi non è magari questa la sede, però è un termine che ormai indica una tipologia di prodotti cinematografici molto, no? Non ha dei confini molto labili. Quindi diciamo che sono state fatte delle scelte che tendono più verso il cinema del reale, ed altre che sono, diciamo, prettamente riconducibili più al cinema, diciamo così, di finzione. Io penso che molte delle immagini, dei simboli inseriti in questo piccolo film sono nate spontaneamente, cioè non ho voluto costruire delle immagini che potessero ricondurre direttamente a un contenuto, a un significato, a una possibile interpretazione dello spettatore. Erano delle immagini che pensavo fossero proprio istintivamente simboliche di qualcosa che era avvenuto lì, no? Cioè i fantasmi, la Madonna, la statua che si rianima, e dall'altra parte poi c'era anche invece, ti ripeto, la linea puramente documentale che era data da questo audio d'archivio, questo documento un po', diciamo, unico, perché l'audio registrato dall'avvocato che per la prima volta entra lì dopo le violenze che avevano subito questi ragazzi. E per la prima volta si scopre che in questo centro d'accoglienza avvenivano delle violenze da parte del direttore, dei responsabili del centro, dei carabinieri, perché a un certo punto questi centri, no, diventano militarizzati, quindi erano, no, si univano tanto le persone che dovevano essere rimpatriate quanto la prima accoglienza, quindi era diventato un po' un mix un po' strano, no? Anche da gestire per loro. In questa confusione si è scaturita la violenza. Questo audio racconta di questa prima volta in cui questo avvocato, che è Marcello Petrelli, entra nel luogo e scopre che quello che sta avvenendo, diciamo, è stato poi l'incipit che ha portato poi alle denunce, e delle denunce sono nati i processi, e poi ci sono stati tanti procedimenti giudiziari a scapito di forza dell'ordine, del direttore del centro, del Don Cesare Lo Deserto. Quindi, ritornando a quello che mi dicevi tu, si è lavorato in scrittura cercando di tenere sempre presente molti livelli, che poi è stato pure la difficoltà di questo lavoro, perché tenerli insieme tutti e al contempo rendere giustizia alla storia, però
cercando di non cadere nella cronaca, nel documento, nel racconto spicciolo dei fatti, era la sfida. Allora, nella realizzazione proprio del film sono state fatte delle scelte ben precise di regia e di fotografia. Innanzitutto quella di girare in daylight, quindi senza luce artificiale, mai. Forse solo in un piccolo. C'era qualche piccolo rafforzo, forse sull'ombra della statua o qualcosa del genere. Però tutto daylight, ed era una scelta di costruire questi due livelli che ci sono giorno e crepuscolo, non notte, non crepuscolo. Di girarli volutamente con una differenziazione cromatica netta, no? Cioè il pomeriggio, la notte, il momento prima della sera è bluastro e il giorno invece è naturalistico come stile fotografico. Per quanto riguarda la regia, io ho deciso di girare in pratica camera fissa, tranne dei piccolissimi movimenti panoramici, perché vengo dal cinema del reale. Ma perché una scelta di. Cioè la forza che il cinema reale restituire questa sorta di spontaneità, no? Di realismo dato da un'immagine che è quasi casuale. E io questa cosa la volevo restituire a maggior ragione in una storia che invece in parte è pura finzione, no? Se avessi invece. No, ogni buon film di finzione somiglia a un documentario, ogni buon documentario è un po' un film di finzione. Io volevo arrivare a questa commistione, tant'è che. Nei primi approcci che stiamo avendo adesso nelle preselezioni, nei festival, è molto bello perché mi sembra un ottimo risultato aver raggiunto un'ambiguità di collocamento, no? Di genere. Qui a Torino siamo in Italiana Corti, in un altro festival in cui l'abbiamo inviato, ci hanno chiesto esplicitamente di stare nei documentari e questo per me no? È un risultato di una ricerca che io e gli altri miei collaboratori stiamo facendo sulla. Proprio artistica, ma anche di senso, stiamo cercando di capire come funziona questo linguaggio, in che modo, qual è il confine tra la rappresentazione, che scelte fare ogni volta per costruire un film che possano essere, non dico credibili, però che abbiano una verità a loro, no? Ecco, quindi queste scelte sono state fatte per questo motivo. Non volevo usare carrelli, mezzi. Ma io ho iniziato a lavorare, ho iniziato a interessarmi al linguaggio audiovisivo quando facevo le scuole superiori, ecco. Documentando così un po' la vita di tutti i giorni con una videocameria, insomma, come tanti. Poi ho cominciato a lavorare come operatore, facendo lavori più disparati, riprese e montaggio, ecco così. Poi sono stato vicino a Davide Barletti, un regista di Giuma che aveva una società, ha ancora una società a Roma, che nel frattempo aveva già realizzato molti film, molti documentari e poi i suoi primi lungometraggi, tra cui poi in uno di questi ho lavorato come assistente alla regia e nel 2011 ho girato il mio primo documentario a lungometraggio che è Rockman, che è un film che racconta della fine della generazione degli anni 90 attraverso la scoperta della lotta attraverso il rap, il reggae, ma soprattutto di questa figura che era il fondatore sul Sound System, un po' diciamo il capostipite di questa generazione che è Militant P, che poi ha avuto diciamo, una storia tragica perché è finito in un istituto psichiatrico. Io racconto il suo presente nell'istituto psichiatrico con tutte le sue idee sul mondo attuali e attraverso l'archivio e le interviste il passato della generazione degli anni 90, insomma. Poi dopo questo lavoro, no, prima avevo girato un altro lavoro che però non ho mai finito, un documentario sulla musica, avevo girato a New York, c'erano Philip Glass, un sacco di nomi importanti, però non ho mai finito. Questo prima di Rockman, e dopo Rockman, il lavoro successivo che ho fatto, ho lavorato in un'esperienza in carcere per 3 anni insieme a Paolo Leone, nella compagnia Io ci provo, in quale faccio parte, poi la nostra esperienza in carcere con il teatro è finita. Ho lavorato in carcere per 3 anni e lì ho realizzato anche un piccolo film che si chiamava Oburé. Che era su una delle messe in scena di Oburé che per la regia di Paolo Leone, che abbiamo realizzato nel 2013, se non sbaglio. E poi ho girato il successore, che è il film con cui sono stato a Torino, qui ho vinto il premio Ciputi, che era invece questa sorta di ritratto esistenziale di questo produttore di Milan Antiuomo Barese,
che eredita questa grossa fabbrica dal padre, poi in seguito a una crisi di coscienza si pente e decide di dismettere questa fabbrica, distruggere, diciamo, il suo, quello per cui era stato destinato dalla famiglia e andare in Bosnia a fare lo sminatore. E io racconto questa parabola umana di quest'uomo, di questa sua crisi esistenziale. E poi sono arrivato a girare questo lavoro perché con il successore mi ero interessato, avevo capito che ero molto attratto dai luoghi, no? Dallo spazio, dalla traccia che lasciano della storia, perché mi sembrano delle immagini, che sono per natura tutto fuori campo. Cioè tu, mi ricordo che c'è la pista di Bob distrutta di Sarajevo, insieme a tanti altri luoghi di Sarajevo, sono tutti il villaggio olimpico. E questo luogo spettrale perché tu lo osservi e immagini quello che è stato, no? E questo significato che avevano queste immagini per me e l'osservazione di questi luoghi che ti restituiva tanto, innescava un dialogo tra chi osserva, no? E l'immagine. Mi aveva interessato molto e da questo interesse è nato poi diciamo, la volontà di lavorare su un altro luogo significativo che è appunto l'ex CPT Regina Pacis, da cui è nato poi il corto. Allora, guarda, affrontare il lavoro del filmmaker al sud ha ovviamente molte difficoltà come un po' dappertutto, però il lato positivo è quello che si vive in un contesto che secondo me aiuta molto il pensiero e la creazione artistica in generale, la riflessione sulle cose, non so, a me poi un po' perché ci sono nato al sud, in particolare a Lecce, in Puglia, e un po' perché è una cosa che non ho riscontrato in tanti altri luoghi del mondo. Dall'altra parte la difficoltà maggiore non è tanto quella di riuscire a produrre un lavoro, perché poi diciamo, sappiamo che oggi produrre un film, un corto, un documentario non ha costi notevolmente minori rispetto al passato, quindi lo si può fare. Le difficoltà maggiori sono riuscire a sopravvivere tutto il tempo in cui il film lo si pensa o ci si lavora, quindi avere un lavoro, poter lavorare del mestiere del filmmaker anche al di fuori della produzione puramente autoriale, artistica. E una volta realizzato il lavoro, poter avere un contatto col sistema cinema, che è quello delle distribuzioni, delle TV, cioè dargli poi un seguito. Noi, guarda, ti dico personalmente, noi in Puglia, il lavoro della Puglia Film Commission ha trasformato comunque la nostra storia, eh? Ha avuto un ruolo fondamentale. Cioè, io tutti i miei lavori sono stati col contributo della Film Commission della Regione Puglia. Quindi al di là di tutto, parere ognuno personale può avere, io riporto le mie esperienze, hanno dato un contributo principale. No, il discorso invece secondo me più importante è quello che è proprio la mia generazione di registi, di filmmaker, di giovani registi, hanno la difficoltà a trovare una propria identità, una tipologia di cinema. Oggi con i cambiamenti tecnologici che ci sono non si può, non si possono affrontare, diciamo, nuovi contesti con vecchie idee. Bisogna cercare un cinema nostro, identitario personale, di questo tempo, che anche se all'inizio fa difficoltà ad esprimersi, non si trova il modo giusto di calibrarlo, il modo in cui costruirlo, pensarlo, però è necessario, perché se si continua a fare piccoli film, corti, documentari, che sono scimmiottamenti di modelli non nostri, no? Che cercano di avvicinarsi ai prodotti del mainstream senza farcela mai, non solo a livello artistico, ma anche a livello di mercato, si propone un prodotto che è scadente. Quindi anche nella visione di voler costruire un mercato di quello che noi facciamo, no, parlo noi registi della mia generazione, non si può creare un prodotto che è simile ad altre cose, ma una copia più scarsa. Quindi io penso che sia per il discorso relativo al sud, sia proprio nella mia generazione, quello che bisogna fare è fare una ricerca vera su capire qual è la strada della produzione
di un prodotto audiovisivo, cinematografico, sia anche artistico, che possa essere identitario, che possa distinguersi veramente da quello di altre cinematografie di altri paesi o di anche di altre generazioni delle nostre, no? Cioè mi aspetto che la nostra ricerca al sud come al nord in Italia giunga poi un giorno ad arrivare a una tipologia di opere che siano testimoni del nostro tempo. Guarda, rispetto alle scelte di digitare la pellicola, diciamo, è purtroppo una cosa ormai già molto lontana dalla mia generazione, no? Nel senso, io lavoro con il direttore della fotografia, che forse hanno lavorato pochissime volte in pellicola, che io non ci ho lavorato proprio. Ovviamente la pellicola è una materia molto affascinante, ha una bellezza, no? Ineguagliabile, anche se poi non sempre ineguagliabile. Però è un oggetto che appartiene purtroppo a un altro tempo. Un altro tempo e anche un'altra categoria di opere cinematografiche che sono molto più alte, no? Perché sappiamo che la pellicola ha un costo molto maggiore rispetto al digitale, anche se poi non è vero, perché magari girare in Super 16 può costare di meno che girare con una camera, un Alexa, ad esempio, no? Però io personalmente ho pensato più di una volta di girare in pellicola, sì, questo sì. Però il modo di lavorare che io personalmente ho, non so se mi potrebbe permettere di girare in pellicola. Che io giro, non giro tanto, però ho bisogno in quei giorni in cui giro di poter essere libero, soprattutto di avere una troupe dinamica. Anche per esempio la scelta di Nell'intera Pacis di girare in daylight è stata per me necessaria. Io credo che è una cosa che vorrò continuare anche in futuro, di non utilizzare, cioè quanto è più snella la fase in cui io posso filmare io direttamente, più mi sento libero e più secondo me si riescono a cercare e trovare elementi veramente di spontaneità, di verità. La pellicola, te lo permetto, è che è un supporto come il digitale, però implica una struttura proprio realizzativa di troupe un po' diversa, un po' più complessa, quindi forse un po' più, non so se, come riuscirei a gestirla. Allora, questa è la seconda volta che sono in concorso al Torino Film Festival ed è un festival molto, molto bello. Molto bello perché soprattutto c'è un impegno da parte di chi lo fa di selezionare lavori che non sono scontati, ma soprattutto di dare, no, spazio. Certo, questo lo fanno anche altri festival, no, di cinema d'autore indipendente. Però io a Torino ho sempre incontrato un ambiente in cui veramente c'è un confronto reale sulle scelte fatte artistiche, anche questo stesso momento in cui noi discutiamo di cinema, sia dei contenuti, ma anche del linguaggio, ma anche del collocamento nel mercato. Ecco, Torino ha questo valore per me. È un luogo dove c'è un festival, dove si mostrano delle opere, ma è anche un momento in cui si discute veramente di questioni per me importanti, che sono sia quelle artistiche, estetiche, ma anche quelle produttive, anche il modo in cui ci si pone rispetto a quello che si fa, le scelte di vita anche che si fanno, no? E non è scontato perché molti grossi festival, anche nei quali sono stati con il successore internazionali, non sempre c'è un dibattito reale, soprattutto nei festival dove c'è l'aspetto del mercato, che sono enormi, non sempre c'è un momento in cui si può affrontare un dialogo reale sul cinema.